Amici sportivi, buongiorno. Vi parla Domenico Geria dal Campoli di Bocale. In questa domenica mattina, il 20 maggio 2018, stiamo per assistere alla partita valida per il torneo Allievi Elite, uno spareggio play-out che condannerà una delle due formazioni in campo alla retrocessione nel campionato regionale Allievi della prossima stagione, mentre la squadra vincente ovviamente potrà mantenere la propria posizione nel torneo Elite. Si affrontano il Bocale Admo, padrone di casa, e l'Academy Castrovillari. Le due formazioni sono giunte rispettivamente al set play-out, vincendo lo spareggio contro il Real Cosenza una settimana fa e condannando appunto il Real Cosenza alla retrocessione nel torneo Allievi insieme alla Villese, esclusa per le rinunce avvenute durante la stagione a causa dei noti problemi che hanno colpito la società nero-verde. Intanto c'è la consegna di una targa da parte della società del Pollino al presidente Pippo Cogliandro. La partita sta per avere inizio agli ordini dell'arbitro signor Vincenzo Violi di Taurianova. Si parte in questo istante, si giocherà sui 40 minuti per tempo e in caso di parità due tempi supplementari da 10 minuti ciascuno. Ricordiamo che il Bocale ha il vantaggio di due risultati su tre a proprio favore, proprio in virtù del miglior posizionamento in classifica, una classifica molto corta che ha visto molte squadre racchiuse in pochi punti, tant'è vero che lo stesso Bocale, pur arrivando sest'ultimo, ha chiuso a soli 4 punti addirittura dal quarto posto, dunque una classifica davvero molto corta. Queste le due formazioni scese in campo. Mister Colle dell'Academy Castrovillari schiera Bellizzi, Roseti, Cersosimo, Cozza, Stamati, Sancineto, Bonafine, Petruzzo, Pompilio, Bairami e Marchese. In panchina De Luca, Pugliese, Lo Scialpo, Mannato, Aino, Campolongo e Rota. Intanto c'è un'iniziativa da parte del Bocale, fonda sulla destra, il pallone è messo in mezzo, non ci arriva Gatto. La recupera momentaneamente Falcone, poi sbroglia la difesa dell'Academy. La formazione del Bocale schierata dai mister Lauderi e Bevacqua: De Stefano, Zuccalà, Araniti, Lombardo, Caroleo, Molè, Falcone, Polimeni, Lori, Gatto e Seminara. In panchina Tomo, Festa, Neri, Pirrello, Cristiano e Iuculano. Sono solamente se a causa di una defezione dell'ultimo momento da parte di un calciatore di Paviglianiti. C'è il primo tiro dalla bandierina in favore del Bocale in questo incontro, quando si sta per completare il secondo minuto del primo tempo. Calcio d'angolo guadagnato da Gatto. Molè sul pallone. Anzi, chiedo scusa, si tratta di Polimeni. La palla è alta. Ci prova Caroleo con una girata di poco sopra la traversa. Sul rinvio del portiere Bellizzi, il signor Violi sanziona un intervento nel cerchio di centrocampo. Punizione già battuta a sorpresa, si cerca l'inserimento sulla corsia mancina. Vince il duello Zuccalà, guadagna una rimessa laterale l'Academy Castrovillari. Ricordiamo i due precedenti in campionato: all'andata successo per l'Academy nel match giocato in casa per 3-1, al ritorno invece il Bocale si impose per 2-1. Era la quintultima giornata, una vittoria quella che poteva sembrare risolutiva per il Bocale, che poi in realtà nelle ultime 4 giornate ha collezionato solamente 4 punti e si è ritrovato a giocare questi play-out. Riparte l'azione del Bocale, lunghissimo rinvio, facile preda della difesa rosso-blu. Aggressione sul portatore di palla. Guadagna la rimessa laterale il Bocale con Zuccalà.
Dopo la staziona lungo la linea, guadagna il Castrovilla una rimessa laterale, si tenta il ribaltamento di fronte ma guadagna nuovamente una rimessa in gioco con le mani il Bocale. Palla centrale, Lombardo prova a cercare lo scatto in profondità di Lori. Lori a tu per tu con il portiere. Lori non trattiene il pallone ed Hermes Lori sblocca il risultato quando siamo al quarto minuto. Lanciato benissimo da Lombardo, Lori sblocca il risultato dopo appena 4 minuti. E dunque si sblocca il match dopo appena 4 minuti, subito il Bocale in vantaggio, la strada per il Castrovilla si fa in salita. Adesso è costretto a segnare due gol per poter centrare la salvezza. Ricordiamo che qualora si dovesse arrivare in parità all'ottantesimo minuto si disputeranno due tempi supplementari, persistendo la parità anche dopo i tempi supplementari sarebbe il Bocale la squadra salva, mentre per l'Academy Castrovillari arriverebbe la retrocessione, è obbligata dunque a vincere la formazione di Mister Colle. Prova una conclusione dalla lunga distanza Petruzzo, la palla termina alta sopra la traversa, una conclusione comunque insidiosa, fosse stata un po' più bassa per De Stefano ci sarebbe stato poco da fare perché era davvero indirizzata molto bene. Per Hermes Lori si tratta del decimo gol nel campionato allievi in questa stagione, ne hanno segnati 9 a testa nella stagione regolare sia lui che Pasquale Gatto, è il decimo gol per lui che in assoluto in casa Bocale, considerando anche prima squadra juniores, è stato il bomber assoluto con questa rete ben 19 gol, ne aveva infatti messi a segno 9 anche nel torneo juniores. Dunque un altro gol che sancisce la sua leadership in vetta al trono dei bomber del Bocale in questo campionato. Il colpo di testa di Araniti mette il pallone in fallo laterale, attacca adesso l'Academy. Bonafine viene anticipato da Caroleo. Ancora una rimessa in gioco. Continua a stazionare all'altezza dell'area di rigore l'Academy Castrovillari che non riesce a penetrare, guadagnando solamente una serie di rimesse laterali. Ora invece fa un'ottima copertura da parte di Seminara ed è solamente rimessa dal fondo, quindi per il Bocale. Palla che supera la metà campo, ancora un colpo di testa ad allontanare, c'è un tentativo, esce De Stefano, intercetta la palla, si scontra con l'attaccante, restano a terra i due, è sembrato uno scontro abbastanza duro. Corrono in campo i sanitari. È stata un'ottima iniziativa da parte del Castrovilla, un lancio a cercare lo scatto sulla corsia sinistra, non ho visto di quale calciatore l'uscita di De Stefano, che ha raggiunto per primo il pallone ma si è scontrato con l'attaccante che cercava di superarlo. Sono rimaste a terra e due, speriamo non si siano fatti nulla di male, nulla di grave, che possano riprendere tranquillamente il loro posto in campo. Fa molto caldo quest'oggi, siamo ormai alle porte dell'estate e in questo orario che praticamente è proprio sotto lo zenith del sole
non sembra dei migliori per poter disputare certe partite, ma d'altronde è da tutta la stagione che il torneo allievi si gioca alle 11 del mattino e dunque per questo capitolo finale non poteva certamente variare l'orario. Approfittiamo di questo momento di pausa per riepilogare. Dunque siamo al nono minuto, il risultato è di 1-0, il gol al quarto minuto di Hermes Lori. Bocale che in questo momento vede la salvezza con questo risultato, mentre l'Academy Castrovillari è costretta invece a segnare due gol, almeno uno entro l'ottantesimo ed eventualmente il secondo anche fino al centesimo minuto, ovvero nei tempi supplementari, per ottenere la salvezza. Intanto comincia il riscaldamento Giuseppe Tomo, il portiere di riserva del Bocale. Evidentemente il colpo subito da De Stefano è stato davvero forte, sta riprendendo il proprio posto in campo assistito da Mister Torino. Vedremo come reagirà nei prossimi minuti il portiere del Bocale, se riuscirà a mantenere il proprio posto in campo oppure se sarà costretto alla sostituzione appunto con Tomo. Campoli di Bocale che quest'oggi è teatro anche di un'altra partita, infatti dopo questa alle ore 16 si giocherà, attenzione, intanto iniziativa, il colpo di testa a cercare lo scatto di Pasquale Gatto sul filo del fuorigioco, viene sanzionato invece l'offside da signor Violi, era stata buona l'imbeccata da parte di Lori che di testa aveva lanciato Gatto, fuorigioco dubbio, era un'ottima occasione per poter raddoppiare. All'arbitro la ferma del gioco, dicevo, quest'oggi al Bocale si disputerà anche un secondo incontro, si tratta del finale playoff del campionato di prima categoria tra Archi e Bianco. Già una settimana fa questo stadio avrebbe dovuto ospitare la semifinale tra Archi e Propellaro, poi si decise per motivi di ordine pubblico di giocare la partita il lunedì allo stadio Granillo. Stavolta invece il teatro della sfida sarà il campo lì, non c'è stato alcun cambiamento, alcuna variazione e dunque Archi e Bianco si giocheranno l'accesso allo spareggio intergirone, diciamo, con la vincente dei playoff del girone C, due nomi importanti a livello dilettantistico calabrese e non solo, perché si affronteranno Vigor Lamezia e San Calogero e sappiamo bene il blasone del Lamezia che cerca il rilancio dopo una serie di stagioni che l'hanno condotta appunto fino alla prima categoria. Intanto il Castrovillari prova a farsi avanti, la difesa del Bocale fa buona guardia, scende sulla destra Petruzzo, cerca l'inserimento di Pompilio, la chiusura in calcio d'angolo da parte di Molè e dunque primo tiro dalla bandierina in favore dell'Academy Castrovillari. Quando siamo giunti al tredicesimo minuto, ricordiamo che per circa 3 minuti non si è giocato, 3-4 minuti non si è giocato, il tiro dalla bandierina è lungo, non ci arriva nessuno, può tentare il contropiede sulla corsia destra del Bocale, la verticalizzazione per Gatto è imprecisa e dunque non si concretizza, l'Academy Castrovillari può tentare una nuova sortita offensiva. Fallo di Seminara sul capitano Bonafine e proprio Bonafine ad incaricarsi dell'esecuzione della battuta, attende il posizionamento dei compagni. Bonafine, c'è un tentativo di colpo di testa debole e De Stefano riconquista la sfera, sembra aver recuperato la miglior condizione De Stefano, Tomo si è riseduto in panchina, dunque tutto rientrato, sarà ancora lui a difendere i pali del Bocale nel proseguo del match.
Rosetti cerca in verticale un compagno, fermato inizialmente da Araniti. C'è un rimpallo su tra Caroleo e Pompilio. Ottimo Marchese, cerca centralmente una triangolazione. Marchese prova l'affondo, contrastato al momento del tiro Bairami. È stata davvero una bella azione, la palla non termina neanche in calcio d'angolo, viene mantenuta in campo. Il lungo rilancio, adesso l'Academy sta provando a premere, si espone a possibili ripartenze da parte del Bocale. Corre Molè sulla corsia sinistra, fermato dalla chiusura tempestiva di un avversario. Pur pressando comunque l'Academy si sta difendendo bene, non si sta esponendo molto alle ripartenze, anche perché la linea dei quattro dietro sta tenendo bene. Lori difende il pallone, palla rimessa in mezzo, è lunga, c'è Polimeni sulla destra, aggredito da due avversari, perde il pallone, c'è un rinvio lungo, Zuccala riconquista la sfera. Ora il Bocale è alto, la sponda di Polimeni, pallone messo in mezzo da Seminare, viene allontanato, poi c'è il tiro dalla distanza tentato da Lombardo, palla sul fondo. Riparte Castrovillari dal retrovie, un calcio di punizione, si cerca lo scatto in profondità, sta cercando molto il lancio lungo, in effetti la formazione di Mister Colle, e poco il fraseggio, il Bocale viene bene fuori, ma è davvero impreciso il passaggio di Molè a cercare il movimento di un compagno. Araniti duella con l'avversario, rimessa laterale, Seminara, il velo di Lori, cerca di favorire Gatto, anticipato da un difensore, Molè nuovamente anticipato da Bonafine, Lori alza un campanile per Gatto, mette il pallone a terra Gatto, punta l'uomo e Rosetti manda il pallone in fallo laterale. Araniti difende bene sul Marchese, cerca Lori, la palla però è imprecisa, l'Academy può ripartire nuovamente dai quattro difensori che stabilmente stazionano nella metà campo. Ovviamente dovesse mantenersi così il risultato, però arriverà il momento in cui la formazione del Pollino dovrà per forza di cose sbilanciarsi e lasciare un po' più di spazio. Adesso c'è una nuova opportunità in contropiede, Lori cerca Gatto, punta l'uomo, ne ha quattro addosso, Gatto prova la conclusione, ha voluto forzare, in questo caso avrebbe potuto cercare nuovamente il compagno, ci ha provato Gatto, non è andata bene in questa circostanza. Nuovo lancio lungo nella terra di nessuno, Seminara, Lombardo, Gatto, triangolazione bellissima con Lombardo che cerca l'inserimento di Molè. Molè in aria, all'indietro, Seminara, il tiro, la respinta del portiere. Gatto riconquista la sfera, ci prova la girata Seminara. La palla sfiora il palo, un'ottima occasione del Bocale. Ha rischiato davvero tanto l'Academy in questa circostanza. Marchese!
Marchese, buona fine, viene contrastato dalla chiusura di Araniti. Buona fine, tallone di fondo, prova a mettere in mezzo, allontana di testa Caroleo. Momento una partita molto tesa e dunque le proteste dalle due panchine sono costanti. La posta in palio è veramente altissima, ci si gioca il futuro, ci si gioca la prossima stagione. Fuori gioco della formazione rossoblù. Quest'oggi in casacca bianca con i bordi rosso e blu, mentre il Bocale, che solitamente è in i colori sociali biancorossi, quest'oggi indossa una casacca blu con i bordi lilla. Verticalizzazione di Seminara. Duella Gatto, aggredito da Sancineto, ragazzo classe 2003, il più giovane in campo. Sarà rimessa in gioco. Seminara con le mani, Lori prova ad andare via e guadagna un tiro dalla bandierina. Ottima l'iniziativa da parte di Hermes, galvanizzato sicuramente anche dal gol segnato al quarto minuto, che in questo momento tiene il Bocale in vantaggio per 1-0. Secondo tiro dalla bandierina per il Bocale, salgono le torri, il colpo di testa e il gol. Il raddoppio del Bocale sul calcio d'angolo. Ha segnato Seminara. Non ero riuscito in un primo momento a visualizzare il gol del marcatore. Si tratta di Seminara che a centro area ha svettato e ha dunque raddoppiato quando siamo al 22esimo minuto del primo tempo. Bocale 2, Academy Castrovillari 0. Seminara era già stato decisivo nell'ultima partita della fase regolare della stagione, quando sotto di un gol Bocale contro il CSPR, obbligato a vincere per ottenere comunque una migliore posizione in campionato, al quarto minuto del secondo tempo con una staffilata dalla distanza trovò il gol del pareggio. Da quel momento fu un assedio da parte del Bocale, che proprio in extremis si trovò con Gatto il gol della vittoria. Era il suo primo gol stagionale, arriva quest'oggi un'altra partita molto delicata e molto importante, il secondo. Gatto prova l'imbeccata per Lori, salvataggio sulla linea. Che occasione per il Bocale, per Lori e per Falcone. È stato determinante il salvataggio sulla linea dopo il primo tentativo. Si muove qualcosa sulla panchina dell'Academy Castrovillari. A questo punto la formazione del Pollino è costretta a rischiare qualcosa, deve scalare una sorta di Everest con meno di metà del primo tempo a disposizione
e tutto il secondo tempo, deve trovare due gol perlomeno per andare ai supplementari. Il campanile, duellano Lori e Cozza, guadagna la rimessa in gioco il Bocale, ovviamente fa con molta calma a questo punto la formazione di casa, forte del doppio vantaggio. E intanto c'è quello che è stato inserito da un po' di tempo, il cosiddetto time out. Le due formazioni sono accordate insieme all'arbitro prima del match per un momento di break nel corso dei due tempi, visto il gran caldo, per consentire ai ragazzi di rinfrescarsi. D'altronde il gran caldo quest'oggi può anche andare a pesare sulle condizioni dei ragazzi in campo. Ricordiamo, stiamo parlando di ragazzi del 2001, del 2002, in qualche caso anche del 2003, dunque giovanissimi. Dunque la prima cosa che conta è l'incolumità, d'altronde, di questi giovani. Saggio è stato il signor Violi, prima della gara, interpellare i mister per accordarsi proprio sulla questione del time out. Intanto c'è stata una sostituzione, anzi una doppia sostituzione. Sono usciti nelle file dell'Academy Castrovillari Cersosimo e Cozza, quando siamo al 26esimo minuto. Sono entrati, se non ho visto male, il numero 15, Mannato, sì, il numero 15, Mannato, è entrato in campo. L'altro ad aver effettuato l'ingresso in campo è il numero 16, Matteo Aino. Per forza di cose l'Academy si deve adesso sbilanciare. Questa doppia sostituzione probabilmente porterà anche ad un assetto diverso in campo da parte della formazione di Mister Colle, che ricordiamo è sotto di due gol qui a Bocale. Intanto iniziativa non porta, non frutta nulla. Marchese, colpo di testa, ha cercato l'inserimento di Pompilio e De Stefano ha fatto sul pallone. Un po' di nervosismo in campo, l'arbitro richiama i due capitani. Ripetiamo, la posta in palio è veramente altissima, quest'oggi è un po' di nervosismo, è anche plausibile. L'importante è che tutto si mantenga nei limiti. Tenta adesso in velocità il Bocale, la verticalizzazione per Lori, buona la copertura da parte della difesa, guadagna una rimessa laterale il Bocale in fase d'attacco. Ventinovesimo minuto qui al Campoli di Bocale, risultato Bocale 2, Academy Castrovillari 0.
Guadagna un calcio d'angolo, no, è rimessa dal fondo. Ha provato Lori a far rimbalzare il pallone addosso al difensore avversario. Probabilmente tutto ciò è avvenuto quando il pallone aveva già oltrepassato la linea di fondo, in quanto il direttore di gara ha indicato solamente la rimessa da fondo campo. Zuccalà anticipa uno dei nuovi entrati, Mannato. Spedisce la sfera in fallo laterale. Si duella a metà campo. Molè viene fermato fallosamente. C'è calcio di punizione in favore del Bocale sulla propria tre quarti. Indicazioni da parte dei mister dalla panchina per Zuccalà, che scodella lunghissimo il pallone. Dopo un primo rilancio Lombardo aveva ribattuto il pallone in avanti. C'è stato però un fallo, dunque l'Academy può nuovamente tentare una sortita offensiva. La posizione però di battuta è errata, era ben prima della linea metà campo, era la posizione da cui battere. Pallone lungo, impreciso, De Stefano lo blocca in tutta tranquillità e guadagna qualche secondo. Il rilancio di De Stefano. La difesa allontana, Seminara a cercare nuovamente la velocità di Gatto e di Lori. Il colpo di testa di Polimeni mette il pallone in fallo laterale. Di Molè, chiedo scusa. In due su Bonafine, che riesce a verticalizzare, la palla però termina in fallo laterale. Seminara aspetta il movimento dei compagni. Nonostante i cambi, la difesa dell'Accademia Castrovillari continua ad essere comunque equilibrata. Tanto un passaggio che sembrava impreciso, c'è un intervento duro di Molè su Bonafine, viene sanzionato Molè. Primo cartellino giallo dell'incontro quando siamo al 32esimo minuto. Dunque ammonito Molè per un intervento abbastanza irruento sul capitano dell'Accademia Castrovillari Bonafine. E dunque punizione per la formazione del Pollino. Punto di battuta è proprio davanti alla panchina della squadra di casa. Parte Bonafine, la palla è lunga, De Stefano la fa sua. Stava arrivando in seconda battuta sul secondo palo Mannato. De Stefano l'ha però anticipato. In due tempi riesce Sancineto a rilanciare in avanti per i compagni, ma non c'è nulla, non c'è nessuno in quella zona di campo. Dunque il Bocale con una rimessa laterale può ripartire, ovviamente con tutta la tranquillità del caso. Ricordiamo, avanti di due gol, un vantaggio che non può essere certamente rassicurante, però è un buon margine. Di salire sulla sinistra l'Academy, il rilancio a cercare recupero alla difesa del Bocale, si cerca il movimento di Gatto, prova a fare tutto da solo, aspetta il movimento di Lori. Gatto si allarga sulla destra, mette in mezzo, è lunga per Lori,
c'è Mollet, anticipato però dal difensore. Buona l'iniziativa da parte di Gatto, che ha portato a spasso la difesa in attesa del piazzamento dei compagni. Il cross è stato solo un po' impreciso. Rimessa in gioco di Seminara, scambia con Lori, il rimpallo su Seminara ed è solo rimessa da fondo campo per l'Academy Castrovillari. Si sta giocando il 35esimo minuto del primo tempo, ribadiamo il risultato, 2-0 vince il Bocale contro l'Academy Castrovillari in questo scontro play-out. Al Bocale vanno bene 2 risultati su 3, l'Academy è invece costretta a vincere per raggiungere la salvezza e poter così disputare anche nel prossimo campionato il torneo Elite. Un torneo che a quanto pare verrà allargato, verrà ampliato, anche perché la Calabria si estende geograficamente in lunghezza e per alcune formazioni le trasferte diventano, se non proibitive, comunque molto impegnative. Se prendiamo ad esempio proprio le squadre del Reggino, ovvero il Bocale e la Villese, ma anche il CSPR della zona di Caulonia, hanno dovuto sostenere molte trasferte nelle zone dell'Alto Cosentino, nelle zone del Catanzarese. Dunque creare un allargare il campionato portandolo a 2 gironi di certo potrà aiutare anche ad abbattere i costi. C'è un calcio di punizione adesso al limite dell'area da posizione pericolosa per l'Academy. Le proteste di Mister Bevacqua portano all'allontanamento dalla panchina. L'arbitro Violi lo manda fuori. Lo aveva già redarguito in precedenza, però in questa circostanza, questo calcio di punizione fischiato per la formazione ospite, l'arbitro ha deciso per l'allontanamento di Mister Bevacqua dalla panchina. Dunque resta solo Lauteri a guidare la squadra. Parte la punizione e un tiro insidioso supera la barriera, ben calciato ma è centrale e De Stefano riesce a bloccarlo. Un'ottima occasione per Bonafine, la palla ha superato la barriera ma era centrale e dunque nessun problema per De Stefano. Bonafine duella con 2 avversari, c'è il fallo di Mollet, che ricordiamo è stato ammonito poco fa, ha rischiato con questo intervento sullo scatenato Bonafine. Un altro calcio piazzato quando siamo a 2 minuti dalla fine del primo tempo, ancora dai piedi di Bonafine che questa volta cercherà un compagno in mezzo all'area. Siamo in posizione defilata, quasi alla terza del vertice dell'area di rigore. Signor Violi vede qualcosa che non va in area di rigore, richiama i calciatori, non vuole vedere spinte trattenute. Nuova chance per l'Academy dunque, che in caso di gol riaprirebbe la partita. La punizione di Bonafine, il colpo di testa ci arriva, c'era arrivato calciatore rosso-blu di testa, ma il pallone è leggermente troppo alto e non è riuscito a indirizzarlo verso la porta.
La sfera si è spenta a fondo campo. Colpo di testa era stato tentato da Pompilio, che ha solamente spizzicato il pallone, non è riuscito a indirizzarlo verso la porta. Un'altra ottima occasione per la squadra del Pollino, che non riesce a concretizzare, non riesce a riaprire il match. Siamo ormai a 30 secondi dalla fine del primo tempo, ci sarà comunque sicuramente un discreto recupero tra il time out e l'interruzione per l'infortunio occorso nei primi minuti a De Stefano. Sicuramente ci sarà da recuperare almeno 3 minuti. Punizione ora per il Bocale, a cercare Seminara sul secondo palo, esce però Pellizzi, fa sul pallone. Riparte supportato da Marchese, pallone allargato sulla destra, Bonafine fa il velo, la triangolazione, ancora Bonafine, Mannato, intercetta Araniti. Uno scontro di gioco ed è rimessa laterale adesso in favore dell'Academy Castrovillari. Intanto il recupero è iniziato già da 30 secondi, non abbiamo visto la segnalazione del direttore di gara. Bonafine mette in mezzo, Caroleo di testa anticipa, un intervento quasi in gioco pericoloso tra Molè e l'avversario. Uno ha alzato la gamba, l'altro ha abbassato la testa, l'arbitro ha lasciato giocare, Lori cerca Gatto centralmente. Gatto a destra, Zuccalà, Falcone, anzi Polimeni, mette in mezzo, allontanato dalla difesa del Castrovillari. Balla in fallo laterale. Pallone in mezzo, è lungo per Seminara, difende Marchese, che subisce il fallo da parte di Seminara. L'arbitro fa rettificare la posizione di battuta. Bonafine prolunga a cercare Pompilio, anticipato da Caroleo, Mannato, Aino lancia sulla sinistra, troppo lunga ed è nuovamente rimessa laterale per il Bocale quando anche il secondo minuto di recupero è terminato. Siamo già entrati nel terzo. Zucca la rinvio, prolunga di testa Falcone, c'è un fallo. Lancio, colpo di testa impreciso di Molè, è saltato fuori tempo, Seminara viene anticipato da Bonafine, pallone messo in mezzo basso, allontana ancora Caroleo, insiste l'Academy. Petruzzo si trascina il pallone in fallo laterale e dunque nulla di fatto, il Bocale guadagna altri secondi per arrivare a riposo sul doppio vantaggio. Ricordiamo anche un dettaglio non indifferente: il Bocale ha chiuso la stagione regolare con la terza migliore difesa del campionato, dunque soprattutto quando in giornata la formazione di mister Lauderi sa difendersi in maniera veramente oculata e precisa. Nonostante quest'ottima difesa,
si è ritrovata a giocare questi playout. Caroleo cerca in profondità Seminara, all'arbitro indica la fine del primo tempo dopo 4 minuti di recupero. Dunque si chiude la prima frazione di gioco qui al Campoli. Il parziale a metà gara vede il Bocale avanti per 2-0. Al quarto minuto il vantaggio firmato da Hermes Lori, al 22esimo il raddoppio con un colpo di testa di Ivan Seminara. Dunque Bocale che ha un buon margine da difendere, da custodire nella seconda frazione. L'Academy ha già operato due sostituzioni in questa prima fase del match. Ovviamente dovrà tentare tutto per tutto per rimontare questo doppio svantaggio e cercare di vincere, perché solo con la vittoria la formazione del Pollino potrà riuscire a salvarsi. Per il momento è tutto, restituiamo la linea alla regia, ci risentiremo per la seconda frazione di gioco qui dal Campoli di Bocale.